Ciao a tutti, ecco qua altri tre puffi. Ne vedete quattro, ma i codici sono tre. Prodotti da Schlake, gobbatura e dipinti a mano, alti su circa 5 cm. Mi scuso intanto per la voce, vi ricordo di andare a vedere il mio blog thesmurfsintheworld.blogspot.it dove siamo più avanti con i codici. E iniziamo con il primo puffo vangatore. Codice 20043. Ci sono due. È lo stesso codice, però due modelli diversi. Quello più in movimento e lo statico, diciamo. Hanno il loro codice. Se non sotto piedi, va cercato sulla pala, per esempio. Questo ce l'ha, vedete? Comunque ricordatevi di guardarle sempre bene i puffi, perché non sempre sono dove magari io vi scrivo, vi dico, dipende. Ok. Poi abbiamo il puffo innamorato, che è il codice 20044. Da notare il cuore, non so se riuscite a vederlo, incavato sul petto. Mi raccomando, cerchiamo di non confonderlo con un altro codice che è quello con il puffo Margherita. O Margherita che è fatto sullo stesso, cioè è nella stessa posizione, ma in mano una Margherita e questo cuore impresso non ce l'ha. E poi abbiamo il puffo pittore che è il 20045. Eccolo qua. La linguetta fuori. Molto concentrato. Vi ricordo che i miei puffi non sono in vendita, mi trovate su Facebook come Miki Nesti o nel gruppo Smurfs in the World dove io ed altri collezionisti, se avete delle perplessità, potete contattare, cioè entrare nel gruppo perché è aperto a tutti, sia per postare foto sui puffi, le vostre collezioni. Se poi avete qualche perplessità o qualche domanda, io e gli altri membri del gruppo saremo sicuramente felici di aiutarvi. Non è un gruppo di vendita comunque, sappiatelo. Mi trovate anche su Twitter come sogliatrice32 e su Instagram come sogliatrice14. Io al momento mi fermo qua e vi aspetto con i prossimi tre puffi, ricordandovi che comunque potete andare a vedere il mio blog dove siamo molto molto più avanti. Alla prossima!